Si chiama Identità oltre i tuoi occhi e la quarta edizione della mostra di arti, fotografie e sculture in memoria di Anna Maria Zurli, inaugurata alla Casa dell'Energia di Arezzo, con l'esposizione degli artisti Luca Cacioli, Giacomo Lazzari, Fabrizio Petrucci e Bernardo Tirabosco. Come dire, questa volta è stato un connubio di espressioni artistiche poliedriche, dalla pittura alla fotografia, alla scultura e alla musica. Io ringrazio Luca e la sua famiglia per essere i promotori e gli organizzatori della festa e della mostra. Quindi ho coinvolto anche altri artisti che conoscevo della zona e anche fuori di Arezzo. E niente, per quanto riguarda il mio progetto, ho fotografato dei dettagli che personalmente, insomma, mi davano delle emozioni. Ho usato il bianco e il nero proprio per concentrarsi ancora meglio nella forma e non essere disturbati dal colore. E ho usato come forma di stampa dei trittici. La mia opera quest'anno sul tema dell'identità si concentra su un tema del paesaggio che normalmente non è familiare alla mia fotografia. Ho usato un contrasto tra due tipi di fotografia, ovvero la fotografia più astratta, quella del ricordo di un paesaggio sfuggente, in contrasto con una fotografia statica fatta appunto con delle polaroid, in modo tale da riconcentrarsi di nuovo sul particolare, e anche usando un contrasto tra grandezza nelle foto sfuggenti e foto piccole in quelle più statiche. Porto anche i saluti dello scultore Fabrizio Petrucci, che oggi non è potuto essere presente per motivi di lavoro. Sono dei lavori, sai, specifici, quindi fatti apposta per la struttura architettonica, e sono volutamente nascosti, come dicevo prima nella conferenza stampa, perché mi piace l'idea che si possano trovare, bisogna trovarli, non sono così evidenti, bisogna saperli scovare, sono delle piccole parentesi anche molto intime del mio lavoro.